Non so se lo sai, ma esistono delle tristissime, ahimè, percentuali che rappresentano la quantità di persone che facendo trading online perde soldi invece di guadagnare. Ebbene sì, per quanto riguarda i CFD, poi, che sarebbero i contratti che utilizziamo noi di Spaghetti Forex per lavorare, ogni broker è obbligato per legge, attenzione, a riportare sul proprio sito web la percentuale di utenti, chiamiamoli così, che perdono soldi facendo appunto trading online. Quindi adesso andiamo subito a vedere sul sito web del broker che utilizzo io, che utilizziamo noi di Spaghetti Forex, cosa ci dice. Allora, come vedi, aprendo la home page di FP Markets, vediamo subito scritto molto chiaramente che il 72,5% degli account retail aperti con questo broker perde soldi. A proposito, se vuoi utilizzare anche tu FP Markets sostenendo Spaghetti Forex senza nessuna spesa aggiuntiva, in descrizione sotto al video che stai guardando trovi il link per iscriverti. Se invece vuoi leggere una recensione completa a questo broker dove spieghiamo anche perché utilizziamo personalmente FP Markets, qui in alto a destra ti lascio il link alla pagina web dove trovi tutto scritto. Perfetto, quindi più del 70% di persone, stavamo dicendo, che fa trading online utilizzando appunto FP Markets perde soldi. Ok, ma un attimo. Perché quindi solitamente si dice che più del 90% della gente perde soldi? E perché qualcuno dice addirittura che per essere profittevole nel lungo periodo devi rientrare nell'1% dei trader, diciamo così, di tutto il mondo? Per capire questo ragionamento, facciamo qualche considerazione alla Spaghetti Forex. Molto bene. Allora, ci facciamo aiutare da questa bellissima, diciamo così, animazione per capire un concetto che di per sé è decisamente, posso dire, semplice, ma che molto spesso viene totalmente ignorato quando si parla di percentuali. E sono sicuro che la maggior parte di chi guarda questo video non ci ha mai pensato. Quindi, adesso porto un semplice esempio. Prendendo come cifra ipotetica di trader perdenti il 70%, cifra tonda per facilitarci la spiegazione. Molto bene. Allora, ipotesi per questo esempio. Abbiamo 10 persone in totale che fanno trading online. Perfetto. Quindi oggi di queste persone il 30%, ovvero solo 3, andrà in profitto, mentre invece altri 7, quindi il 70%, perderanno denaro. Vediamo? Benissimo, quindi diciamo che nella giornata odierna Giulio, Chiara e Denis sono andati in profitto, quindi hanno guadagnato soldi chiudendo la loro sessione di trading online in positivo. Molto bravi, molto bene, tutto quello che vuoi. Ma il giorno successivo cosa accadrà? Vediamo un po'. O perbacco. Abbiamo sempre il 30% di persone che vanno in profitto, quindi 3 su 10, ma non sono più quelli di ieri. Cioè, oggi abbiamo Fausto, Giorgio e Pinco Pallo, quindi come si chiamavano? Giulio, Chiara e Denis, che ieri avevano guadagnato, oggi sono andati in perdita. E il giorno seguente cosa succederà? Vediamo un po'. Cavolo, sempre il 70% di persone che perdono denaro, quindi solo il 30% che va in profitto. Ma oggi, come vedi, sono ancora diversi con Tizio, Caio e Sempronio. Molto bene, adesso fantasia nei nomi. Comunque, tornando in studio, cosa si evince, cosa si estrapola da questa bellissima grafica che ti ho appena mostrato? Semplicemente che le percentuali di trader che riescono ad andare in profitto, attenzione, nel lungo, ma mi viene da dire anche nel medio periodo, sono risicatissime. Siamo a meno del 10%. Non voglio vedere la cosa in maniera troppo negativa, ma probabilmente è vero che se riesci ad andare in profitto con una certa costanza nel tempo, sei nell'1% del totale, ok? Bene,
Detto questo, è ovvio che se si affronta il trading online in maniera semplice, o forse sarebbe meglio dire classica, ovvero come tutti spiegano nel web, ok? Non si rientrerà praticamente mai in quell'1% di persone che vanno realmente in profitto alla lunga. Cioè, parliamoci chiaro, io devo essere onesto, cioè devo dire la verità per quanto sia. Io non credo che aprendo delle posizioni sulla base di statistiche eseguite su risultati ottenuti in passato, fissando poi anche uno stop loss ed un take profit statici, rimanendo così a braccia conserte, no? A guardare come va a finire, cioè se mi chiude in stop loss o in take profit, si possono arrivare ad ottenere risultati costanti nel trading online. Ripeto, devo dire la verità anche a costo di risultare forse antipatico, questo è il mio pensiero, almeno per carità, io personalmente lo ammetto, non sono mai riuscito a farlo in questo modo, ok? E sembra che nemmeno più del 90% delle persone in tutto il mondo ci riesca, quindi non credo di dire una grande cavolata. Se ti ho messo una pulce nell'orecchio e quindi vuoi capire meglio quindi come facciamo noi di Spaghetti Forex alla fine per poter vivere di trading online e soprattutto come sono riusciti a fare anche i membri del gruppo Telegram sempre di Spaghetti Forex che ogni giorno postano analisi, ingressi, risultati eseguendo ovviamente i nostri metodi, trovi tutto spiegato gratuitamente nei video che sono pubblicati qui nel canale YouTube di Spaghetti Forex. Quindi spiegazioni teoriche, pillole di trading come questa che stai guardando per analizzare concetti un po' più specifici ed anche esempi pratici di applicazione con le sessioni di trading online registrate dove si mette in pratica praticamente quello che si è spiegato in teoria. Insomma, di tutto e di più mi viene da dire. Iscriviti al nostro canale YouTube ed inizia a studiare subito i video di Spaghetti Forex se non l'hai ancora fatto. Ah, un'altra cosa, ricordati sempre che questa è la via.